Salvatore Piconese, buongiorno, il sindaco fresco di nomina di un bellissimo comune nel Salento, Cuggiano La Chesa, eletto 40 giorni fa circa in una lista civica. Salvatore, il turista, il salentino che viene oggi entrando a Cuggiano, trova scritto Cuggiano, città del pane. Ma noi siamo qui per un'altra ragione, perché Cuggiano non sarà solo la città del pane, ma anche la città dell'acqua. Ci vuoi spiegare in che senso? Noi siamo stati, diciamo, il sesto comune in Italia ad aderire al progetto della campagna referendaria L'acqua non si vende. E praticamente ci schieriamo come ente locale, tra i primi in Italia, nel comitato promotore che si batte contro qualsiasi tipo di privatizzazione del sistema idrico, perché l'acqua deve essere affermata come un bene comune, universale, e soprattutto con questa delibera di giunta, la numero 15 del 4 maggio 2010, il comune di Cuggiano La Chesa si schiera a favore del diritto dell'acqua come un bene inalienabile dell'uomo. La tua giunta è formata da ragazzi all'età media molto molto bassa, e l'impegno in favore della partecipazione democratica e della trasparenza, l'impegno che ci stai mettendo, è massimo, e nel coinvolgimento della cittadinanza avete anche organizzato un presidio permanente nel comune per permettere ai cittadini di aderire al referendum. Sì, noi ci siamo schierati subito con questa campagna referendaria, perché pensavamo sia giusto, insomma, difendere i principi dell'acqua come bene comune universale, e pertanto un ente locale, quando si schiera a favore di una battaglia così importante e nobile, deve anche dare la situazione, diciamo, logistica ottimale. E quindi noi abbiamo dato il palazzo municipale di Cuggiano in prestito, tra virgolette, a questa campagna referendaria. Quindi chiunque può venire qui a firmare, c'è, diciamo, un presidio, tra virgolette, permanente, e troverà sempre o qualche amministratore, un consigliere o qualche dipendente, insomma, disponibile a dare i moduli per sottofirmare, diciamo, i tre quesiti referendari. Nel campo delle energie rinnovabili sembra che tu e la tua amministrazione abbiate le idee abbastanza chiare. State valutando anche l'ipotesi di ricoprire i tetti, gli edifici pubblici, come Cuggiano La Chesa, di pannelli fotovoltaici. Partiamo proprio da quello. Noi pensiamo che gli edifici pubblici di Cuggiano e Casa Massella, perché abbiamo la piccola frazione, debbano necessariamente ormai voltare pagina e abbracciare le energie alternative, e quindi il fotovoltaico sui tetti, diciamo, degli edifici pubblici. Per il resto, insomma, stiamo valutando anche altre fonti di energia alternativa. Sicuramente, diciamo, finché ci sarà questa amministrazione comunale fino al 2015, questo comune non avrà nessuna pala eolica, perché non vogliamo deturpare l'ambiente, e soprattutto l'impatto ambientale, diciamo, potrebbe essere un po' sconvolgente per qualsiasi turista che si appresti fra qualche settimana, fra qualche mese, a visitare questo bel paese. Il territorio del tuo comune si estende per circa 15 km quadrati, e rispetto ai campi che circondano Cuggiano, tu hai preso una decisione molto importante, quella di impedire da adesso in avanti, ammesso che ce ne siano state in precedenza, coltivazioni a base di OGM. Sì, ci siamo schierati anche contro gli OGM, gli organismi geneticamente modificati, perché pensiamo che l'agricoltura debba essere un punto rilevante nella strategia di sviluppo locale di Cuggiano e Casa Massella, ma debba essere un'agricoltura di qualità, sana, un'agricoltura che parli al futuro delle nuove generazioni, e quindi gli OGM a Cuggiano e a Casa Massella non metteranno piede. Rispetto alla questione del fotovoltaico, come degli OGM, come dell'eolico, c'è una discussione in corso sia in ambito nazionale che locale, perché bisogna conciliare le esigenze dello sviluppo sostenibile con quelle che poi sono le ricadute sul territorio, perché ogni scelta ha comunque un costo. Tu che idea ti sei fatta più in generale rispetto allo sviluppo che può avere Cuggiano La Chesa, che è un comune che soprattutto nel periodo estivo ha una fortissima vocazione turistica? Pensiamo, come ho detto prima, che le energie alternative siano, diciamo, il futuro, siano il futuro anche di Cuggiano e Casa Massella. Certamente, insomma, va inserito il tutto all'interno di una cornice che imponga anche un equilibrio tra la città e la campagna, e soprattutto una campagna che è dell'entroterra idruntino, e quindi è ricca, diciamo, di questi olivi secolari, di campi coltivati, e che quindi, diciamo, anche il cosiddetto parco fotovoltaico deve entrare in quella dimensione
all'interno di un equilibrio sostenibile. Quindi lì si aprirà una discussione. Sull'eolico, come ho detto prima, non ci sono, diciamo, spazi, perché lo sviluppo complessivo di Gione e Casa Massella deve essere uno sviluppo che sia sostenibile, che sia uno sviluppo che parli della propria identità, della propria tradizione. E per questo, quando noi parliamo di agricoltura sana e di agricoltura di qualità, pensiamo anche alla tradizione e identità di questo comune. E ieri siamo stati in regione insieme all'ufficio tecnico e una delle ipotesi che abbiamo avanzate all'assessore Barbanente è quella di inserire un pezzo del comune, del territorio di Gione e Casa Massella, all'interno del parco Otranto Santa Maria di Leuca col bosco di Tricase. Un pezzo di territorio di Uggiano boschivo che è un'area incontaminata, perché per noi far entrare quel pezzo di territorio significa ridefinire l'identità e la storia di Uggiano, ma soprattutto rimetterla sull'equilibrio e sui binari di uno sviluppo sostenibile e soprattutto di uno sviluppo che parli al futuro di un turismo anche sostenibile, perché Uggiano e Casa Massella sono due centri che si collocano nell'entroterra idruntino, si collocano diciamo a 4-5 km da Otranto e a 3 km da Porto Badisco, e rispetto a Otranto debbono per forza riposizionarsi, e il riposizionamento parte anche da scelte amministrative che siano, diciamo, alternative rispetto a Otranto, ma che pongano Uggiano e Casa Massella nella storia e nella tradizione. C'è un'altra domanda che volevo farti e prende spunto dalla pronuncia del TAR di ieri sulla maglia Otranto, che è stato sciolto un nodo dell'affidamento dei lavori, e questo discorso più in generale si inserisce nel quadro del trasporto su gomma. Come sai, ieri c'è stata un'altra pronuncia del TAR invece su quello che è il capitolo più scottante nel Salento, cioè sul raddoppio, sul progetto a quattro corsie della maglia. Ecco, per un amministratore di un territorio a forte vocazione turistica, che quindi ha la necessità di rendere quanto più agevole possibile l'accesso di turisti e non turisti verso il proprio territorio, come vedi questa questione? Qual è il tuo punto di vista? Io non penso che ci sia un deficit di strade o di vie, anzi, come hobby ho il viaggio, e quindi denoto che in altre parti d'Italia, diciamo, le strade, le infrastrutture sono molto peggiori rispetto che il Salento ha una buona viabilità, diciamo, in automobile e su gomma. Il problema serio che gli enti locali, gli amministratori pubblici devono affrontare è la questione del trasporto, quindi del collegamento viario tra Lecce e Uggiano la Chiesa, tra Brindisi e Otranto, così come dall'aeroporto di Brindisi a Uggiano la Chiesa, e riuscire a collegare con un mezzo di trasporto pubblico ma anche privato questi centri rispetto per esempio all'aeroporto di Brindisi e all'aeroporto di Bari. Non penso che la discussione sul raddoppio della maglia Otranto possa influenzare, diciamo, la percentuale o il tasso di turisti che arriveranno a Otranto o già. Il problema di fondo è innanzitutto una strategia di marketing che riesca a far sì che il comune di Uggiano sia attrattivo e acquisisca nel giro di poco tempo notorietà presso i segmenti di target, diciamo, più importanti, ma soprattutto che ci sia, nel momento in cui il turista scende a Brindisi, il collegamento trasporto pubblico o nel caso privato che li accompagni a Otranto o Gione la Chiesa. È lì che bisogna, diciamo, innestare una discussione, un dibattito, non tanto sul raddoppio della maglia Otranto. Bene Salvatore, noi auguriamo buon lavoro a te e alla tua giunta. Le sfide che avete sono forse pari all'entusiasmo che state dimostrando in questi primi giorni. Ora magari ci facciamo un giro insieme a Uggiano per far conoscere anche questo piccolo ma affascinante comune. Un piccolo paese che tra poco entrerà nel coordinamento degli enti locali per la pace.